Buongiorno e grazie a tutti di partecipare, di essere intervenuti a questa presentazione della quarta call BuniCrowd, progettare con il crowdfunding, che abbiamo organizzato insieme alla scuola di dottorato. Infatti c'è qui con noi oggi Luisa Lorenzi, che è la responsabile della scuola di dottorato, c'è Elia Vallicelli, che è un dottore di ricerca bicocca che ha condotto una delle campagne della scorsa call, della terza call. Quindi dicevo specificamente dedicata ai dottori di ricerca dell'Università di Milano Bicocca. Io do giusto due indicazioni operative prima di passare la parola a Luisa Lorenzi per il suo intervento. Concentriamo tutte le domande, lo dico soprattutto per chi ci sta seguendo da remoto su WebEx, concentriamo tutte le domande alla fine delle presentazioni. Vi potete prenotare alzando la manina su WebEx, così noi vi vediamo e vi diamo la parola, vi attiviamo il microfono e soprattutto vi ricordo che quando fate le domande potete attivare anche la webcam in modo che c'è un'interazione maggiore e più efficace. Se volete, potete fare le domande anche attraverso la chat. A questo punto la parola a Luisa, grazie. Grazie Luigi, ringrazio appunto Luigi Di Pace per aver organizzato questo incontro e per averci coinvolto. Come scuola di dottorato riteniamo lo strumento del crowdfunding estremamente utile, utile perché è rivolto alla ricerca. I dottorandi per definizione, i dottori di ricerca fanno ricerca, hanno progetti, sviluppano progetti e hanno idee. Quindi lo strumento del crowdfunding può essere utile intanto per trovare dei fondi, magari fondi limitati, ma più velocemente, e poi anche per essere uno strumento di public engagement, non in generale sulla ricerca, sulla scienza, eccetera, ma proprio sulla propria ricerca. Quindi anche diciamo un test di comunicazione delle proprie idee, della propria ricerca e uno strumento quindi che noi diciamo, riteniamo estremamente utile. Ringrazio ancora e passo la parola. Grazie Luisa, e senz'altro sì, i dottori di ricerca Bicocca hanno partecipato in maniera piuttosto attiva alle tre call precedenti che abbiamo fatto fino ad oggi, perché parecchi sono stati ottimi leader o nei team di diversi progetti, quindi sicuramente è uno strumento, una leva di finanziamento Bicocca Università del crowdfunding da tenere in considerazione. Allora, andiamo subito, come si dice, in mezzo alle faccende di oggi. Partiamo con la presentazione che mi dividerò con Caterina De Luca, nostra studentessa magistrale di psicologia, che mi sta dando una mano su questa quarta call Bicocca Università del crowdfunding. Dunque, vediamo se riesco a far. Ecco qua, forse così. Ecco, allora. Vado molto, molto velocemente in modo da non rubare tempo agli altri, in particolare ad Elia. Ricordo che questa presentazione la stiamo videoregistrando, quindi poi la metteremo nei prossimi giorni sulla playlist YouTube di Bicocca Università del Crowdfunding. Chi non è riuscito a venire o a seguire oggi la può rivedere lì e avere tutte le informazioni. Dunque, BuniCrowd è un programma di crowdfunding basato sulle ricompense, reward-based crowdfunding, quindi rientra nella finanza alternativa. È stato lanciato in Bicocca nel 2018 con l'obiettivo di appunto introdurre e affiancarlo agli altri strumenti per individuare fonti di finanziamento e per finanziare progetti e idee, risponde alle regole reali delle campagne di crowdfunding. Intanto le campagne hanno tutte una durata prestabilita, quindi in quell'intervallo bisogna raccogliere i fondi e la modalità di raccolta è il tutto o niente. Le ricompense sono il ritorno che viene restituito e che ogni campagna deve progettare, restituito ai donatori.
L'hashtag è BUNICROWD, abbiamo anche una pagina LinkedIn, BUNICROWD, ma soprattutto stiamo facendo ormai da luglio una campagna social in cui spieghiamo tutto su questa quarta call, non solo su LinkedIn ma anche su Facebook, Instagram e Twitter. Io vado un po' veloce perché appunto vorrei arrivare a spiegare la novità di quest'anno, che sono i temi progettuali. La formazione è un elemento essenziale di BUNICROWD, sia in questa fase, quindi la formazione destinata a chi vuole presentare un progetto, sia soprattutto la formazione poi destinata ai cinque team, ai cinque progetti che verranno selezionati, perché infatti BUNICROWD seleziona cinque progetti all'anno tra tutti quelli che vengono presentati, e quella è una formazione dedicata specificamente al crowdfunding. Come vedete, in queste prime tre call sono state realizzate alla fine 14 campagne, raccolti 130.000 euro, questo importo è quello che tiene insieme anche il match funding dei cofinanziatori, poi spieghiamo chi sono e che fanno, ma soprattutto siamo riusciti a coinvolgere più di 1.500 persone, la maggior parte dei quali esterni a Bicocca, in qualità di donatori delle campagne, quindi sono coloro che hanno anche reso possibile quella realizzazione dei progetti. I visitatori totali del sito BUNICROWD sono stati oltre 75.000, quindi anche questa è una bella cifra, e quindi una buona occasione di visibilità. Sono arrivati in queste 112 progetti che provenivano un po' da tutti i dipartimenti dell'università. Il partner per il crowdfunding è Produzioni dal Basso, che è una piattaforma storica di crowdfunding reward based donation, attiva in Italia dal 2005, ed è su quella piattaforma, all'interno del network BUNICROWD, che si svolgono le campagne di crowdfunding. Per la verità, su quella piattaforma avviene un po' tutto, perché vengono anche pubblicati il bando, il manuale, e vengono anche candidati i progetti attraverso un form molto semplice da compilare, che poi dopo Caterina vi farà. Questi sono i partner, e veniamo alla novità di quest'anno, i partner che cofinanziano le campagne che saranno selezionate quest'anno. Questo che vuol dire? Che ogni partner, li ricapitolo, Corepla, il consorzio per la raccolta degli imballaggi in plastica, Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Ticinolona e Fondazione Comunitaria Nord Milano, che sono fondazioni di comunità attive più o meno dal 2013-2014, che sostanzialmente agiscono molto nel sociale dei territori a cui fanno riferimento, e Sorgenia, che è un'azienda energetica italiana. Ogni partner ha indicato un tema che adesso andiamo a vedere. Ci sono anche dei partner tecnici che ci affiancano, e sono Asso Lombarda, il programma Virgilio del Rotary e AIB Cocca. Questi ci danno una mano nella fase formativa iniziale alla redazione o alla revisione dei progetti che presenterete, se lo volete, o con attività anche di tutoraggio, come è il caso del programma Virgilio, soprattutto per chi, pur rispondendo ai temi indicati dai partner, avanzi delle proposte che hanno un taglio più imprenditoriale, da startup, e che non siano dei progetti di ricerca, che ovviamente non vanno immediatamente al mercato, come poi ci può essere anche quel caso. Ma andiamo a vedere Corepla che cosa cerca. Corepla quest'anno conferma il tema che aveva lanciato già nella seconda call, quando ha iniziato a collaborare felicemente con noi, ha già finanziato anche due progetti, quindi cercano progetti che diano delle idee nuove sul riuso, sul riempiego degli imballaggi in plastica, soprattutto le plastiche, anzi esclusivamente le plastiche tradizionali ottenute da polimeri di origine fossile. Nel bullet point sotto vedete quali sono le specificità. L'unica cosa che voglio dire è che, ora vediamo quali sono i progetti che ha finanziato Corepla nelle passate edizioni, attenzione, perché quest'anno Corepla si focalizza sul suo core business. In passato ha dato un occhio, un sostegno alle bioplastiche, ma quest'anno, come dire, torna a casa base, e quindi bisogna presentare progetti sulla plastica da polimero fossile. Infatti i progetti già cofinanziati da Corepla, tutti andati in overfunding, sono 100% bioplastica, un progetto presentato da una startup, da una spin-off
che fa capo al Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, e che, cosa importante, dopo aver fatto il crowdfunding con noi nel 2020, poi ha realizzato nei primi mesi del 2021 anche una campagna di equity crowdfunding raccogliendo 600.000 euro che sono andati poi a finanziare il capitale della società. L'altro progetto dell'anno di quest'anno è Microval, e qui è un progetto presentato da un team ibrido, biotecnologia, bioscienza e scienza dell'ambiente, batteri in grado di risolvere le plastiche accidentalmente presenti nella frazione umida. Però vi dicevo, ora Corepla torna ai polimeri, mi raccomando, presentiamo progetti. So che i polimeristi non sono molti in bicocca, però sforziamoci di presentare dei progetti in quel senso, altrimenti non potranno essere presi in considerazione. Sorgenia ha recentemente acquistato una centrale a biomasse sul versante calabrese del Parco del Pollino, e quindi sta cercando un'idea, un progetto per la tracciatura, non certificazione, quindi tracciatura del legname che viene utilizzato nella centrale, sia legname proveniente da coltivazioni apposite oppure dagli sfalci di potatura, come si suol dire. La tecnologia alla base può essere blockchain o anche altra tecnologia. Fondazione di Comunità Milano, altro partner storico. Caterina, tu dimmi se sto sforando perché. Altro partner storico, beni comuni, da beni pubblici a beni comuni, ma non è soltanto riferito ai beni fisici, quindi a edifici, strutture, spazi, ma anche a idee in grado di aggregare e riaggregare le persone nei quartieri. Ora vediamo quali progetti ha cofinanziato già. La cosa da sottolineare è che qui, essendo una fondazione di comunità legata a un territorio specifico, che è quello di Milano e città sud-ovest, sud-est e Martesana, i progetti devono essere legati a questo territorio. Hanno già cofinanziato l'anno scorso, quest'anno, c'è cioè una terza core, il progetto Presenti, scatole educative a tema ambientale da distribuire alle famiglie, le stanno distribuendo in queste settimane. 12.760 euro, quindi su un obiettivo di 9.850 andati, quindi ampiamente in overfunding. Un bene da coltivare l'anno precedente, anche loro andati in overfunding un po' di meno, 6.000, quasi 6.900 su un obiettivo di 5.000. In questo caso c'era il bene fisico, una villa confiscata a un narcotrafficante che è stata riconvertita in un bene comune in quel di Rozzano. Fondazione comunitaria Ticino Olona. Quindi anche qui c'è il riferimento al Legnanese, Castanese, Magentino e Abetense, il progetto deve essere in qualche modo riferito a quel territorio. Cofinanzierà un progetto sull'inclusione sociale delle persone con disabilità, in particolare delle persone giovani. Quello che cercano è anche una collaborazione con diciamo gli enti, le ONLUS del territorio di riferimento o anche con le istituzioni formative come le scuole. L'anno scorso FCTO ha cofinanziato questo progetto, Cyber Scuola per Nonni, che è un po' un topic in questo senso, cioè il progetto in collaborazione con un istituto di Abbiate Grasso ha formato studenti di quarta e quinta superiore perché a loro volta fossero tutor dei loro nonni per aiutarli a utilizzare. Questo era un po' legato anche al discorso del lockdown dello scorso anno, per aiutarli a utilizzare i devices per non rimanere isolati sostanzialmente. Anche loro sono andati leggermente, come vedete dalla slide, in overfunding. Fondazione Comunitaria Nord Milano, e siamo a un'altra new entry. Il tema è quello della sostenibilità ambientale, quindi, come dire, big deal, abbiamo tanta roba, declinato in quattro sotto temi, se li vogliamo chiamare così, quindi contenimento dei consumi energetici, mobilità sostenibili, rifiuti ed economia circolare, formazione e sensibilizzazione dei futuri cittadini. Non sto a dilungarmi perché poi tanto le slide ve le mettiamo a disposizione. Quindi è trasversale un po' a tutti i dipartimenti dell'università, purché tocchi almeno uno di queste tematiche. Anche qua, scusatemi se mi ripeto, c'è l'importanza dell'area di riferimento, non può essere un progetto riferito a tutto il territorio nazionale, ma deve essere riferito al Nord Milano, in particolare Volatese, Rodense e Sestese.
che è il territorio di questa fondazione. Io passo la parola a Caterina che vi spiega un po' la parte tecnica del bando. Buongiorno a tutti, sia quelli qua in sala che quelli collegati su Webex. Ma che cosa significa crowdfunding? Crowd sta per folla e funding finanziamento, quindi finanziamento della folla. E il BuniCrowd prevede il modello di crowdfunding tutto o niente, cioè chi lancia la campagna di crowdfunding deve raggiungere tutto l'obiettivo previsto, solo in quel caso può prendere tutto il finanziamento raccolto, altrimenti i soldi non vengono proprio spostati, perché con la modalità tutto o niente vi è soltanto una preautorizzazione, nel momento in cui il donatore dona una determinata cifra, vi è soltanto una preautorizzazione dell'importo e solo successivamente quando la campagna viene interrotta i soldi, infatti poi vi sarà una seconda autorizzazione, i soldi vengono presi. Ed è un tipo, il BuniCrowd aderisce a un tipo di cofinanziamento al 50%, che prevede anche la partecipazione delle aziende, aspetto molto importante che caratterizza BuniCrowd. Questo significa che se il nostro, ad esempio, se il nostro progetto prevede un budget di 10.000 euro, io tramite il crowdfunding devo raggiungere il 50% del mio budget, ovvero in questo caso il 5.000 euro. E appena io raggiungo la cifra di 5.000 euro tramite crowdfunding sulla piattaforma produzione dal basso, automaticamente il partner mette l'altro 50%, ovvero i 5.000 euro, ma ciò non impedisce alla campagna di andare in overfunding e quindi raccogliere più del budget prestabilito. Poi con la piattaforma tramite gli accordi di BuniCrowd con produzioni dal basso, sulla piattaforma non sono previste fee, quindi non c'è nessuna commissione da pagare, tranne quelle appunto previste dalle carte di credito. E ovviamente è importante che poi tutti il budget raccolto, è importante redigere una rendicontazione, ovvero come i soldi vengono spesi. Poi passiamo invece a quelli che sono i criteri di selezione, come qua potete appunto vedere nella slide, e sono appunto 5 criteri fondamentali, a cui ogni criterio aderisce appunto un punteggio. E una cosa molto importante è la multidisciplinarietà del team, a cui appunto viene attribuito un plus, e noi tra l'altro sconsigliamo di candidare i progetti come singoli, perché comunque il team ha una visione diversa, c'è una multidisciplinarietà, quindi è più variegato e tendenzialmente è anche più facile gestire un progetto, tutto quello che concerne appunto se il progetto viene selezionato, quindi sulla piattaforma di crowdfunding e quant'altro, perché da soli invece poi diventa più complicato. E un aspetto appunto importante nel momento in cui si stende il progetto è essere chiari qual è cosa si vuole andare a realizzare, quindi la chiarezza è fondamentale, qual è l'obiettivo del nostro progetto. E poi un aspetto importante di BuniCrowd con le campagne precedenti, perché adesso si apre la quarta call, anzi si è già aperta perché il bando è già fuori. Ecco, magari ci siamo dimenticati di dire questo, che il bando è partito il 19 di ottobre e scadrà alle ore 12 del 20 di dicembre, questo scusateci, non l'avevamo detto all'inizio. Che tramite BuniCrowd è soltanto un primo trampolino di lancio, ma successivamente, infatti come vediamo nel grafico, i progettisti sono stati contattati da altre aziende, alcuni sono stati contattati da due o tre aziende, ma ci sono anche progetti che sono stati contattati da circa 10 aziende, quindi anche BuniCrowd è semplicemente un trampolino di lancio. Adesso ripasso di nuovo la parola a Luigi Di Pace. Solo per concludere velocemente e poi andare alla testimonianza di Elia Vallicelli, che appunto, ecco, per dire, l'anno scorso è stato team leader del progetto Pamela, Photo Acoustic Melanoma Detector, tra i 5 selezionati nell'ambito della terza call, e che ci racconterà un po' come è andato sia la candidatura,
diciamo, candidatura alla terza call, sia poi la realizzazione della campagna di crowdfunding. Io concludo facendovi vedere questa slide per darvi solo un'idea dell'impatto mediatico che Unicrowd riesce a produrre e che sicuramente si riversa molto positivamente anche sui progettisti, perché appunto dà evidenza ai progetti che fanno, creando, questo è uno degli obiettivi, un network, una rete di contatti che poi vanno all'esterno dell'università. In qualche modo Unicrowd è una leva interessante in bicocca per le attività di cosiddetto public engagement di terza missione. Diceva prima Caterina che il bando è stato aperto il 19 di ottobre, la scadenza per presentare le domande è entro le ore 12 del 20 dicembre, quindi un po' di tempo ce l'abbiamo. Tutta la candidatura avviene online sul sito Unicrowd, basta che lo cercate anche così in internet, comunque è unimib.produzionidalbasso.com. Nella sezione partecipa troverete quello che vedete in questa slide, quel form sulla destra dove si fa il fill-in dei propri dati, e io vi raccomando di scaricare soprattutto il bando che trovate sempre nella sezione partecipa, di leggerlo con attenzione. Scaricare la scheda di progetto, che è un template che abbiamo preparato, e di seguire le indicazioni che ci sono in quella scheda per raccontare, descrivere e presentare il vostro progetto, e poi anche la guida che noi stiamo distribuendo fisicamente qui oggi in sala, ma è disponibile sul sito di Unicrowd, la trovate sempre nella sezione partecipa. Questa è la preview del form, ma lascerei alle domande eventualmente in coda. Le fasi della selezione sono quelle che vedete sintetizzate qui, quindi si invia il progetto, se viene selezionato, accede alla formazione e al crowdfunding, viene pianificata la campagna viene realizzata e quindi vengono raccolti i fondi e si va in esecuzione di progetto. Come dicevo all'inizio, la campagna dura un massimo di 2 mesi. Poi, diciamo, terminata la campagna, si ha circa un anno per realizzare il progetto, e ulteriori 2 mesi poi per presentare a noi una rendicontazione sui risultati. Il prossimo incontro, soprattutto per chi voglia presentare un progetto con finalità aziendali di startup, è questo del 4 novembre. Lo facciamo sempre coraggiosamente, direi, in presenza e anche grazie al supporto degli amici e dei colleghi di WConf Bicocca. Su WebEx, in auditorium, ex edificio U12, alle ore 10:30 il 4 novembre, quindi la prossima settimana. Vi dovete sempre iscrivere, questo è il link per l'iscrizione. A questo punto, passo la parola finalmente ad Andrea Valicelli. Siamo stati bravi perché abbiamo fatto proprio tutto in 20 minuti. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Elia Valicelli. L'anno scorso ho presentato un progetto a Unicrowd che è stato selezionato. Abbiamo fatto una campagna, adesso siamo in fase di realizzazione di questo progetto. Il progetto si chiama Pamela e sono dottore di ricerca. Mi sono dottorato a febbraio, quindi diciamo quando ho applicato a Unicrowd era l'ultimo anno di dottorato. E volevo raccontarvi un pochino la mia esperienza. Come diciamo, abbiamo deciso di. Allora, volevo raccontarmi prima brevemente qual è il progetto che abbiamo scelto, dopodiché come abbiamo deciso di presentarlo, quindi come abbiamo strutturato il bando, come abbiamo applicato, e come poi abbiamo progettato la campagna, e soprattutto cosa succede anche quando parte la campagna. Cosa succede dopo che siete stati selezionati, parte la campagna, iniziano ad arrivare i fondi, iniziano ad arrivare contatti. Questo secondo me è uno spaccato molto interessante. Che forse anche inaspettato, diciamo, di questa iniziativa, ma molto, molto interessante. Allora, vediamo un po', Pamela. Io in primis sono un dottorando, sono, anzi, un dottore di ricerca in fisica. Mi occupo di rilevazione termoacustica di segnali, cioè di segnali acustici generati da rapide deposizioni di energia, cosa un po' strana. Ma durante, diciamo, il mio dottorato volevo declinare queste mie competenze in un piccolo progetto mio, in un'applicazione che potesse essere utile.
E una delle tante applicazioni di questo fenomeno è, può essere quella della rilevazione di melanomi. Quindi l'idea di Pamela che cos'è? Essenzialmente Pamela è una specie di penna che attraverso un laser e un sensore acustico riesce a andare a leggere le caratteristiche di un neosospetto in una maniera che può essere complementare ma può anche fornire più informazioni rispetto alle tecniche dermatoscopiche tradizionali. Voi se avete un neosospetto andate a fare una visita da un dermatologo e il dermatologo lo osserva con uno strumento ottico che si chiama dermatoscopio, che essenzialmente è una specie di lente di ingrandimento, osserva le caratteristiche morfologiche, diciamo, dello strato superficiale della pelle e in base a queste caratteristiche, se individua alcuni parametri sospetti, può essere fatta una biopsia, quindi il neosospetto può essere rimosso, dopodiché viene fatto un esame istologico, viene osservato essenzialmente a microscopio per vedere se c'è del tessuto tumorale o no. E in base anche allo stadio eventualmente del melanoma vengono effettuate potenzialmente delle terapie. L'idea di sviluppare una sonda fotoacustica è quella di fornire uno strumento in più che permetta di vedere quello che succede sotto gli strati superficiali della pelle, illuminando diciamo, il neosospetto con un laser, con una specie di flash di luce. Questo flash di luce fa sì che tutta la melanina presente nel neosospetto, produca un suono, e questo suono, un po' come con le ecografie, può essere trasformato in un'immagine. Quindi l'idea è quella di andare a ricostruire in tre dimensioni la struttura del sospetto neo e fornire delle informazioni addizionali per favorire la diagnosi precoce, per evitare magari una rimozione che comunque è invasiva se non è necessario, oppure per individuare appunto nei melanomi è fondamentale la diagnosi precoce perché sono molto invasivi e possono, quindi diciamo, prima si riconoscono meglio è. Questo quindi è il progetto che abbiamo presentato nella scorsa call, con l'obiettivo di sviluppare un prototipo di una sonda fotoacustica compatta e a basso costo. Perché? Perché questo tipo di tecnologia in ricerca esiste, è un'applicazione abbastanza recente dell'effetto fotoacustico, ma quello che avevo osservato è che molte delle sonde presenti nei lavori di ricerca erano dal punto di vista tecnologico, erano uno stadio embrionale. Io durante il dottorato mi sono occupato di sviluppo di tecnologia, in particolare di elettronica, e volevo, diciamo, applicare le competenze apprese durante il dottorato per sviluppare uno strumento un pochino più avanzato, per portare questo tipo di strumento più verso una possibile applicazione clinica. Vediamo un po', presentare un progetto. Quindi, una volta, diciamo, decisa l'idea, il primo step è stato quello di andare sul sito di BuniCrowd, come diceva Luigi prima, e scaricare la scheda di progetto. C'è un template che dovrete compilare se decidete di applicare, in cui avete un budget di 4 pagine per diciamo, raccontare per punti che cosa decidete di presentare. Vi consiglio di leggerlo attentamente, chiaramente, e di applicare secondo queste direttive. Perché, diciamo, è diviso in due sezioni. La prima sezione è relativa al progetto, la seconda sezione è relativa al team. Cioè, come diceva Caterina prima, è molto importante presentarsi con un team che sia, diciamo, giudicato poi all'altezza di sostenere questo tipo di progetto. Adesso vi racconterò brevemente, punto per punto, qualche riflessione che abbiamo fatto quando abbiamo deciso di presentare questo bando secondo appunto i punti di questa scheda. Quindi, diciamo, come prima cosa dovete avere un'idea, ma soprattutto dovete, se perlomeno questa è stata la mia impressione, dovete cercare di rendere l'idea il più fruibile possibile nel momento in cui poi farete, se verrete selezionati, una campagna di crowdfunding, perché il pubblico a cui vi rivolgerete sarà un pubblico generale. Dovrete convincere non solo magari i vostri familiari, i vostri amici, ma anche una persona completamente estranea che attraverso i canali di comunicazione bicocca, attraverso anche articoli di giornale che potranno uscire, attraverso i social network, non conoscendovi, leggerà la vostra idea.
e dovrete un attimo, dovrete catturarla e dovrete anche rendere nella maniera più chiara e immediata possibile questa idea, perché immaginatevi voi, per dire, se entrate su un social network, scorrete tra i post e arriva un post di Unicrowd, per dire, in cui qualcuno racconta un'idea, la racconta in maniera estremamente poco chiara, in maniera non immediata, non accattivante, cosa fate? Scorrete oltre. Quindi dovete cercare di trovare una vostra idea e poi cercare la maniera di spiegarla nel modo più chiaro e diretto possibile. Quello che noi avevamo pensato, sonda per melanomi, bene, pensiamo a una penna, qualcosa di molto istintivo, una penna, un oggetto che appoggio sul neo e mi dice se è se può essere un melanoma. Quindi un oggetto, diciamo, quotidiano che potesse essere in maniera, potesse fare, diciamo, da tramite per il nostro concetto. Quindi l'idea, secondo me, deve essere chiara e definita, quindi dovete spiegarla con poche parole in maniera efficace, facile da comunicare. Deve rispondere a un bisogno, cioè dovete cercare una, come dire, voi durante la campagna di crowdfunding state cercando di fatto dei sostenitori che vi sostengono se gli proponete qualcosa che fitta con qualcosa di cui sentono di aver bisogno. Quindi nel nostro esempio, comunque, i melanomi sono uno dei tumori più diffusi anche tra la popolazione giovane, è uno dei più aggressivi, quindi il fatto di riuscire a sviluppare o sostenere una ricerca che cerca di fornire uno strumento contro questa malattia, secondo me poteva appunto rispondere a un bisogno. E inoltre un'altra cosa che abbiamo cercato è quella di sviluppare qualcosa, diciamo, di cui che non ci fosse già, che cioè che qualcun altro non stesse già sviluppando, o che non fosse già presente nel mercato, perché se io cerco di sviluppare una bicicletta, ma le biciclette esistono già, è difficile che la mia idea poi sarà recepita come interessante e che anche in fase di campagna convincerò dei sostenitori a finanziarmi, perché alla fine, durante la campagna ci saranno delle persone, anche a voi sconosciute, che dovranno decidere di pagare di tasca propria dei soldi. Quindi finché si tratta di mettere un like a un social è relativamente facile, ma nel momento in cui qualcuno deve aprire il portafoglio, prendere la carta di credito, fare una donazione, è un pochino più, diciamo, più complicato. Quindi l'idea deve essere... Ci vuole, diciamo, secondo me, un pochino di lavoro per rendere l'idea più interessante possibile. Dopodiché, se non passa, ecco qua. Per quanto riguarda il proposal, dato che la vostra, voi siete dottorandi, voi che ascoltate, tipicamente siete abituati a confrontarvi a conferenze con un pubblico, diciamo, di persone del vostro campo, che si occupano del vostro ambito di ricerca. Qui verrete selezionati non da persone che si occupano della vostra, diciamo, se vogliamo, nicchia di ricerca, ma persone comunque con una platea più generale. Quindi dovrete spiegare in maniera più divulgativa e più chiara possibile perché la vostra idea è interessante. Qui un suggerimento è un'immagine vale più di 1.000 parole, nel senso, anche nel bando, questo qua sono le prime 2 pagine del bando che avevamo presentato. Avevamo cercato di riassumere le cose più, i concetti chiave con tabelle, immagini e grafici, in maniera tale da fornire proprio un'impressione visiva, una descrizione visiva, immediata di quello che volevamo fare. E quindi consiglio, diciamo, iniziate a ragionare anche, non solo comunicare a parole, ma comunicare anche immagini, perché sarà anche molto importante durante la campagna, durante le fasi successive. Punto importante è il budget, nel senso che voi dovrete, è consigliato, diciamo, allegare al proposal una tabella in cui andate a riassumere essenzialmente i costi, le voci di costo che pensate di sostenere. Quindi voi le donazioni che raccoglierete durante la campagna,
come andranno spese. Questo è importante sia per dare l'idea che, diciamo, sapete come muovervi, cioè nel senso volete sviluppare, nel nostro esempio, volevamo sviluppare il primo prototipo di questa sonda era composta da vari blocchi, ciascun blocco aveva un certo costo, avevamo già individuato i probabili componenti, avevamo individuato quindi i fornitori, avevamo qualche preventivo, quindi avevamo riempito questa tabella in questa maniera, giusto per dare l'idea che chiedevamo un certo budget, chiedevamo 8.000 euro noi come budget, lo chiedevamo con, se vogliamo, con cognizione di causa, cioè sapendo bene come l'avremmo speso. E un consiglio, vabbè, budget tra l'altro diviso tra le spese di progetto e le spese di reward, perché essendo un crowdfunding basato su reward, poi dovete pensare a delle ricompense che possono essere fisiche, come noi abbiamo, adesso abbiamo poi individuato degli sticker, delle magliette, ma anche delle, delle reward esperienziali, quindi in video fatti da noi, aggiornamenti sul progetto, newsletter, cose se vogliamo non tangibili, ma quindi da non includere nel budget, però che possono essere pensate come reward interessanti anche per attirare dei sostenitori. Una cosa utile che vi consiglio, è un consiglio che ho diciamo ereditato da chi ha fatto l'anno scorso questo stesso talk di Mona Lisa Bytes, di tenere un margine, di tenere un overhead su ciascuna spesa, perché non sapete mai se il componente che avete individuato magari per qualche motivo va bene, ne avete bisogno di uno più costoso, magari ci sono delle variazioni durante il progetto. Noi abbiamo mantenuto un 20% di margine su ciascuna spesa, in maniera tale da avere un pochino di flessibilità, appunto, poi nel momento in cui siamo andati effettivamente ad acquistare i componenti per la spesa. Questo è stato utile. Dopodiché, un punto interessante riguarda su cui i progetti sono valutati, riguarda la scalabilità e la replicabilità. E vi consiglio di andare a individuare sia se l'idea può crescere, cioè se c'è un mercato, se ci sono magari dei prodotti analoghi, delle esperienze analoghe, delle situazioni analoghe, e diciamo come sono andate, se sono richieste. Noi, dovendo sviluppare uno strumento medico, io ero andato su di ricerca di articoli scientifici su PubMed per articoli medici e sul motore di ricerca dell'IEEE per articoli più, diciamo, incentrati sulla tecnologia, e avevo mostrato il trend del numero di articoli usciti per anno sulla fotoacustica, che è un po' l'ambito generale di questa sonda, e la fotoacustica applicata ai melanomi, e avevo mostrato che c'era un trend in rapidissima crescita, specialmente sulla parte medica, quindi c'erano tantissimi articoli medici che trattavano di questo tipo di strumenti, ma c'erano pochi articoli tecnologici, diciamo, che parlavano del loro sviluppo. Quindi mi sembrava di aver individuato, diciamo, un gap, e quindi proporre lo sviluppo tecnologico di una sonda dedicata per questo tipo di applicazioni mi sembrava potesse indicare, diciamo, un certo interesse per il mercato. Un'altra cosa è se ci sono dei bottleneck, cioè se mi riferisco soprattutto a diciamo progetti scientifici che magari utilizzano degli strumenti, ad esempio, che avete in laboratorio e che hanno delle capacità magari di produzione limitate. Non so, se dovete, per dire, processare la plastica e potete processarne magari solo una piccolissima quantità al giorno, scalare vuol dire acquistare magari uno strumento estremamente costoso. Quindi, diciamo, individuate se se possono esserci degli intoppi nella scalabilità del vostro progetto, e individuate delle strategie per ovviare a questi intoppi, diciamo. E anche se le economie di scala possono aiutare. Nel mio caso, diciamo, la sonda è composta in gran parte da elettronica, l'elettronica beneficia tantissimo delle economie di scala, perché costruire un oggetto, costruire un prototipo costa tot, costruire 100 copie dello stesso prototipo costa, diciamo, questo diventa molto più basso.
E un altro punto importantissimo su cui venite diciamo valutati sono le strategie di comunicazione, cioè sia se avete avuto precedenti esperienze di crowdfunding o di, in generale di comunicazione, o come andate a come diciamo avete in mente di comunicare il vostro progetto, la vostra idea. E quindi diciamo tipicamente si utilizzano social network, si utilizzano newsletter, si utilizzano magari potete fare un sito internet, potete usare il passaparola, potete usare tante strategie, ma la cosa interessante, cosa secondo me, se vogliamo, questo è una cosa un pochino ovvia, nel senso che se lo scrivete nel bando, di fatto state facendo un crowdfunding su internet, è abbastanza ovvio che voi vogliate utilizzare tutti i mezzi di comunicazione a vostra disposizione. La cosa probabilmente interessante su cui potete contare è se c'è qualcosa di specifico del vostro progetto che è particolarmente accattivante, che potete utilizzare per rendere la comunicazione il più efficace possibile. Ad esempio, noi avevamo pensato, poi non siamo riusciti a far andare in porto la cosa, ma avevamo pensato una collaborazione per, diciamo, come reward offrire uno screening, una visita dermatologica per lo screening dei melanomi, quindi diciamo offrire una reward che effettivamente fosse utile, nel senso fosse molto, molto mirata sul nostro tema. Quindi cercate di pensare se c'è qualche cosa che potete sfruttare del vostro progetto per diciamo una caratteristica chiave che lo rende facilmente comunicabile. Anche cercando delle sinergie, come diceva Luigi prima, ciascun progetto quest'anno sarà diciamo associato a un'azienda oppure una fondazione, quindi nel momento in cui presentate un progetto pensate anche come lavorare in sinergia con questa azienda, perché è sarà una risorsa molto importante. E inoltre pensate anche se voi avete delle skill particolari, se siete bravi a fare video su YouTube, magari siete degli influencer, per dire, siete bravi a fare grafica, fate musica, non lo so, se avete qualche abilità particolare che può essere sfruttata per rendere più efficace la comunicazione. Secondo punto è il team, la selezione del team. Vi sconsiglio, allora, vista la mia esperienza, vi sconsiglio di fare, diciamo, da soli questa esperienza, a meno che non abbiate tantissimo tempo libero. Nel senso che, comunque, sia presentare il progetto, pianificare la campagna, gestire la campagna, gestire la comunicazione, gestire poi le reward, mandare avanti il progetto, richiede tanto tempo e tanto impegno. Io avevo selezionato un team di essenzialmente, allora, come dottorando ho seguito dei tesisti, dei ragazzi durante il loro percorso di tesi, e avevo selezionato alcuni di loro che erano, anche parlando, ci erano interessati a partecipare a questo tipo di esperienza, avevo quindi, diciamo, mi ero presentato con un gruppo di altri 4 ragazzi. In particolare, avevo diviso il team in 2 sottounità, un'unità più tecnologica, quindi più dedicata allo sviluppo della sonda, e un'unità più dedicata alla gestione del crowdfunding, con una ragazza nostra conoscente, laureata in comunicazione, media e pubblicità allo IULM, quindi con un background proprio sulla comunicazione e anche con delle passate esperienze, sia come durante, diciamo, il suo percorso di laurea di gestione di campagne di comunicazione, e un ragazzo invece che aveva seguito vari corsi anche in Silicon Valley, corsi di IB Cocca, su startup, business development e simili. Quindi avevo cercato di creare un piccolo team anche abbastanza eterogeneo dal punto di vista delle skill, perché una delle cose su cui diciamo verrete valutati è se il team con cui vi presentate sarà in grado di gestire poi il progetto, di gestire la campagna e di gestire il progetto. Qui vediamo una cosa molto, secondo me, interessante da sottolineare,
questa tabella la trovate nel bando, sono i criteri di valutazione del progetto. Come vedete, chiarezza degli obiettivi e proposta di valore sono 10 punti, quindi diciamo, se vogliamo, la vostra idea, quello che raccontate della vostra idea sono 10 punti, su un totale di 100. Fattibilità e adeguatezza del budget sono 30 punti, scalabilità del progetto sono 15 punti, adeguatezza del team sono altri 20 punti, precedenti esperienze di crowdfunding, comunicazione e gestione di social media sono 25 punti. Quindi da questa tabella vedete che se vi presentate con l'idea più bella del mondo, ma non è scalabile, il budget non è adeguato, il team non è adeguato e non date l'idea di riuscire a gestire una campagna di crowdfunding, prendete un punteggio molto basso. Quindi vi suggerisco di curare proprio la vostra proposta in base anche a queste, guardando anche questi punteggi, perché come vedete un conto è avere una bella idea, ma tutto il percorso di crowdfunding poi diciamo richiede un team e delle skill che sono di comunicazione, che quindi diciamo è bene che evidenziate già nel momento in cui applicate. Bene, dopo che siete stati selezionati dovete progettare la campagna. Qua parlerò brevissimamente perché in realtà una volta che siete selezionati siete seguitissimi da tanti corsi, da Luigi, da team di produzione dal basso, che vi darà tantissimi strumenti, quindi vi accenno solo un paio di cose che diciamo potete un pochino raccontare già nel bando, secondo me. Cioè, quali mezzi di comunicazione potrete utilizzare, come fare comunicazione, cioè praticamente quando comunicare, quindi diciamo una strategia di comunicazione già prima della campagna, quindi un pochino di teasing, durante la campagna promuovendo il progetto e una volta che è chiusa la campagna con un follow up, quindi diciamo continuando a informare i vostri sostenitori. L'obiettivo, come avevo detto all'inizio, è quello di rendere la vostra idea il più chiara e il più accattivante possibile. Perché proprio, pensate, la persona che incontrate per strada potrebbe leggere sul giornale piuttosto che su un social network la vostra idea e dovete convincere quella persona che non sa nulla di voi, non sa nulla della vostra idea, deve rimanere colpita. Quindi un po' cercate di ragionare come creare engagement, proprio come creare coinvolgimento. E un modo di creare engagement sono anche le reward, per dire, potreste anche, le reward potrebbero essere un aspetto secondario magari della vostra campagna, perché l'idea è, diciamo, come dire, di per sé può essere accattivante, quindi anche il fatto solo di sostenere un progetto di ricerca, un progetto sul sociale può creare engagement di per sé, ma anche potete aiutare questo processo utilizzando delle grafiche, degli oggetti carini o delle esperienze interessanti. Potete iniziare a ragionarlo, perché comunque la parte di reward può essere appunto comunicata già nel proposal, come nella parte di, diciamo, di comunicazione, di esperienze di crowdfunding. E una cosa importantissima è che non siete soli. Nel momento che venite selezionati siete, essendo un crowdfunding unicrowd, cioè universitario, quindi all'interno di un'iniziativa, avete accesso a un sacco di strumenti e un sacco di contatti anche dell'università e un sacco di, come dire, di formazione. Quindi questa esperienza la consiglio tantissimo anche a livello di come esperienza di formazione personale, perché vi dà proprio una, non è come se andasse su voi, diciamo, individualmente su una piattaforma di crowdfunding, presentate il vostro progetto, c'è tutto dietro un percorso di formazione e un sostegno che è estremamente prezioso, perlomeno per me lo è stato. In particolare c'è il team di Unicrowd, Luigi Di Pace, di fatto, che è referente. Qualsiasi dubbio avete dal momento in cui decidete di applicare, al momento in cui il progetto va avanti, vi aiuterà anche a cercare delle risorse giuste, cioè se avete un problema o magari vi indirizzerà verso anche l'ufficio della Bicocca che si occupa della gestione di quel problema. Ci sarà il team di produzione dal basso, Giovanni Cicala, penso anche quest'anno,
Sì, Giovanni Cicala, che è il project manager, anzi diciamo il campaign manager, Esatto, messo a disposizione dalla piattaforma, sì. che vi essenzialmente vi farà tutto un tutorial, vi aiuterà anche con degli incontri individuali per progettare la campagna e anche vi spiegherà come utilizzare la piattaforma. Ci sarà l'ufficio stampa Bicocca che vi darà una enorme visibilità, perché farà, nel momento in cui partirà la campagna, farà dei comunicati stampa a tutte le testate giornalistiche, poi se saranno interessate al vostro progetto vi contatteranno. E in generale gestirà i contatti con i vari media, con giornali, radio, TV, riviste, cioè vi farà una pubblicità molto, 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 molto grande. In ultimo, specialmente per i progetti più orientati verso startup, verso anche la realizzazione di un prodotto, c'è anche l'ufficio di trasferimento tecnologico Bicocca, che si occupa anche di protezione della proprietà intellettuale, brevetti, può darvi delle può seguirvi da quel punto di vista, diciamo. Un ultimo strumento invece che non ho detto, sono, dato che siete dottorandi, sono i corsi della scuola di dottorato, perché ci sono vari corsi che ho, perlomeno io durante il mio percorso avevo seguito alcuni corsi che ho trovato molto utili, sia sulla progettazione, sulla Introduction to Grant Writing, quindi sulla presentazione di un progetto, sulla proprietà intellettuale. Avevo seguito anche un corso che si chiamava ELAB, un corso interdipartimentale con Bicocca e altre università, proprio sulla realizzazione di un'idea imprenditoriale. Poteva essere molto, l'ho trovato molto interessante, quindi essendo voi dottorandi avete anche accesso a questo tipo di risorse. In ultimo, cosa succede quando parte la campagna? Quando parte la campagna, come vi ho detto, l'ufficio stampa Bicocca farà da cassa di risonanza per quello che è il vostro progetto. Voi, con i vostri social network, con la vostra campagna di comunicazione, anche, diciamo, renderete noto al mondo il vostro progetto, e vi consiglio di non prendere tanti impegni, perlomeno nel momento in cui parte il progetto, nel senso nelle settimane successive, perché se, perlomeno nel caso di Pamela siamo stati contattati da sia giornalisti, ma anche da medici, dermatologi interessati da questo tipo di strumento, siamo stati contattati da aziende interessate a fare una, anche solo incuriosite o interessate a fare una collaborazione, siamo stati contattati anche da fondi di investimento, business angels, come diciamo interessati a sapere se eravamo una startup, se potevano investire in noi come startup, anche solo interessati a conoscerci. E anche siamo stati contattati dalle fondazioni, dalle onlus che si occupano di melanomi. E come vedete, questo, come diceva Luigi prima, è un'occasione, secondo me, incredibile di visibilità per il vostro progetto, anche per vedere come la vostra idea si confronta con un mondo al di fuori dell'università, diciamo, col mondo delle aziende, col mondo delle realtà, col mondo di potenziali utilizzatori. Per noi si è concretizzata con una donazione che abbiamo ricevuto poche settimane fa dalla Fondazione Carolina Zani, Melanoma Foundation, che si occupa di sostenere la ricerca e sostenere iniziative contro i melanomi, che hanno fatto un'ulteriore donazione al nostro progetto. E inoltre, come una cosa secondo me molto interessante per voi dottorandi, poi qui concludo, è la possibilità di mettervi in gioco come responsabili di progetto, perché tipicamente come dottorandi fate parte magari farete parte di un gruppo di ricerca, ma non magari seguite dei task di gruppi di un progetto più grande, ma non avete un vostro progetto, non siete voi i responsabili di progetto. Quindi secondo me è un'esperienza per i dottorandi molto molto interessante, anche in vista poi dell'applicazione a bandi, in vista proprio del formarvi una vostra competenza sulla gestione di un progetto di ricerca, con un budget piccolo, in un ambiente ancora, diciamo, se vogliamo, controllato, relativamente tutelato, e niente, ve lo consiglio caldamente. Dopodiché vi saluto,
vi ricordo il motto della Bicocca, che la fortuna aiuta gli adaci, audiente sfortuna iuvat, che secondo me si adatta molto a questa iniziativa di crowdfunding. E vi faccio in bocca al lupo se deciderete di applicare, ve lo consiglio caldamente e vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande sono a disposizione, ma anche se volete cercatemi su LinkedIn, mi chiamo Elia Vallicelli. Nelle slide trovate anche la mia mail, se vi vengono anche domande, dubbi, curiosità, scrivetemi anche in un secondo momento. Grazie per l'attenzione. Grazie Elia, grazie veramente tanto per questa testimonianza. Grazie. Peraltro mi offri il fianco per ribadire una cosa importante, perché il progetto di Elia e del suo team, quindi Pamela, l'anno scorso è stato cofinanziato dall'Ateneo. Come dicevamo all'inizio, la novità di questo bando è che abbiamo 5 aziende cofinanziatrici, quindi non c'è più un tema libero. Ecco, questo è importante, io lo sto un po' stressando questo concetto, come si dice, perché è importante farlo arrivare con precisione. Bisogna candidare progetti in linea con i cinque temi che abbiamo raccontato prima, presentati dalle aziende. Ecco, allora io, visto che siamo riusciti a stare nell'ora, darei subito spazio ai nostri amici che sono connessi attraverso WebEx. Vedo che ce ne sono alcuni. Vi ricordo quindi, potete magari alzare la mano se volete prenotare una domanda e poi accendere la webcam quando la volete fare. Nel frattempo io ne approfitto per aprire il sito di Unicrowd, così ve lo facciamo vedere lo potete diciamo individuare, capire qual è il luogo dove soprattutto in questo momento andare a candidare i progetti. Allora proviamo a fare così, ci qua vediamo, tu Francesco dimmi se sbaglio qualcosa. È tutto perfetto, ecco, questo è il sito. Quindi quando all'inizio abbiamo detto si candida su un sito, si trovano le informazioni su un sito eccetera, ci riferivamo a questo. Qui trovate tantissime cose, dove caricare il progetto, il manuale da scaricare, il bando eccetera eccetera, gli eventi, tutte le cose che stiamo organizzando. Quindi è molto ricco di informazioni. In particolare la partecipazione avviene in questa sezione, partecipa. Qui c'è una, allora, intanto la colonna a destra, il bando è fondamentale, bisogna leggerlo con attenzione, ci sono anche delle FAQ che abbiamo preparato, c'è la scheda del progetto che è quella che Elia con molta accuratezza vi ha presentato in profondità, e diciamo l'application va fatta secondo le indicazioni fornite in quella scheda, poi la potete organizzare come volete, però ci devono essere quegli elementi lì, e c'è anche la guida all'uso, quindi trovate tutto qua. Questa è il form di cui parlavamo prima, e è molto semplice, potete anche non farlo tutto in una sola volta, attraverso un sistema molto semplice di smart email arrivate a un certo punto e poi vi viene inviato un codice via email cliccando sul quale successivamente potete tornare e completare la compilazione di questo form. Io, se ci sono le domande, direi che siamo qua. Se non ci sono domande, allora quello che posso fare è farvi vedere anche il, diciamo così, qui abbiamo nelle novità e negli eventi, abbiamo caricato da poco anche il link diretto alla playlist di Unicrowd sul canale YouTube dell'università. È molto comoda, perché qua ecco, no, che invece è stato linkato a qualcos'altro. Allora, ecco, è molto comodo, dicevo, perché qui carichiamo dopo gli eventi i video
degli eventi stessi. Quindi, per esempio, il 20 ottobre scorso abbiamo fatto la presentazione generale del bando, nella quale, oltre a ricapitolare le cose che abbiamo detto oggi, siamo andati anche molto più in depth, in profondità, sugli aspetti di organizzazione e comunicazione di una campagna di crowdfunding, che oggi abbiamo un po' più compresso per stare nei tempi. Quindi, se volete, il video da guardare è Unicrowd Workshop Quarta Call. Nei prossimi giorni, forse già da domani, troverete anche il video dell'evento di oggi. In più, invieremo a tutti gli iscritti già nel pomeriggio la all'evento di oggi la presentazione e con tutti gli altri link, diciamo, di utilità. Lo faremo in realtà adesso con l'aiuto della scuola di dottorato, lo manderemo anche a tutti i dottori, dottorandi di ricerca bicocca che magari non si sono iscritti e non hanno potuto partecipare. Lo dico perché, guardate, è un'occasione, secondo me è un peccato perderla. È vero che il tetto massimo dei progetti è di 10.000 euro e magari siamo abituati a finanziamenti molto più alti, però è anche vero che ci sono alle volte situazioni e condizioni nelle quali, se non c'è neanche un booster iniziale, come possono essere i fondi raccolti con Unicrowd, non si riesce proprio a partire. In più, un'altra cosa smart da fare è che, se il progetto è molto grande, lo si può anche segmentare e fare un pezzo del progetto attraverso Unicrowd. L'importante, ovviamente, che coincida con i temi proposti quest'anno. Qualcuno dirà, ma questo ci ingessa. Sì, ma è vero anche che però ci permette di avere molte più opportunità con le aziende. Bene, interrompiamo la condivisione. E nulla, quindi, se non ci sono domande, io vi ringrazio. Francesco, io non vedo, o ci sono mani alzate e io non me ne accorgo. No, non c'è nessuno. Va bene. Allora, se non ci sono domande, io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio in particolare Elia e anche Caterina, che peraltro, per fortuna, quest'anno sarò un po' meno solo, nel senso che c'è Caterina anche a darmi una mano su questa quarta call. Ringrazio i colleghi di WCONF, dei servizi BICOC, che ci hanno aiutato a organizzare questo evento, e vi do appuntamento sul sito di Unicrowd e sulla playlist YouTube di Unicrowd, dove troverete tutto quanto. Se poi ci sono domande, potete scriverci via email o anche chiamarci. Grazie, arrivederci.